Gesù si commuove per te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Leggiamo Matteo 9, 32, 38. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Amen. Carissimi amici, l'episodio di oggi viene immediatamente dopo la guarigione di due ciechi, quindi dalla cecità. Oggi abbiamo la guarigione di un muto indemoniato da parte di Gesù. E terminata questa guarigione, questa liberazione dal demonio, alcuni dicono tra la folla: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele», mentre i farisei dicono: «Egli, costui, scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». È interessante di come Matteo, dopo la guarigione dalla cecità e da un muto indemoniato, riporti anche questa cecità dei farisei, di queste persone, capi del popolo di Israele, che erano incapaci di vedere Gesù come il Salvatore, Gesù come il Cristo, Gesù come l'unico Signore. Lo hanno disprezzato, hanno bestemmiato contro di Lui, perché hanno detto: «Lui non viene da Dio, dal Padre, ma viene dal diavolo». Altri invece hanno detto: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Hanno riconosciuto: «Costui viene da Dio». Quanto è importante oggi, da parte nostra, riconoscerci bisognosi di Gesù Cristo. Riconoscere che abbiamo davvero bisogno di entrare alla sua presenza per essere guariti e liberati. Perché Gesù, quando viene, quando si avvicina a ciascuno di noi, ha compassione, così come ha avuto compassione delle folle. Guarda la mia vita, guarda il mio cuore, guarda il mio corpo, la mia famiglia, la mia casa, e vuole intervenire. Vede che noi siamo stanchi senza di Lui, siamo sfiniti senza Dio, senza Gesù come buon pastore. Lui vuole intervenire nella nostra vita, intervenire e prendere in mano le nostre situazioni. L'importante è essere aperti, disponibili, e dirgli: «Vieni, Signore Gesù». Io vi invito, carissimi amici, a pregare insieme a me e a riconoscerci queste pecore bisognose di Lui, pecore che hanno bisogno di essere guarite da Lui, pecore che hanno bisogno di essere risanate e liberate. Insieme a me puoi dire: «Signore Gesù, grazie per il giorno di oggi, e grazie per come la Tua parola sta entrando nella mia vita. Riconosco di aver bisogno di Te, di aver bisogno di essere toccato da Te, Signore. Liberami e guariscimi, così come hai fatto in questo Vangelo». E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è: Gesù si commuove per te. Lasciati toccare da Dio, perché Dio ti libera, Dio ti guarisce, Dio interviene nella tua vita. E vogliamo offrirvi, oltre al seminario online In vacanza con la Bibbia, dove ci si può iscrivere sul nostro sito, anche un giorno chiamato Relax in Cristo, domenica 4 agosto, qui a Strona. Iscrivetevi sul nostro sito web e insieme a noi trascorrerete un giorno meraviglioso estivo a Strona e alla presenza della parola di Dio insieme a noi. Vi aspettiamo, buona giornata, a domani, ciao!